Mario Tomaino, candidato alla carica di sindaco del comune di Decollatura. Come mai ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché abbiamo constatato che il nostro comune versa in uno stato di degrado politico, sociale e amministrativo. Anche i rapporti umani sono deteriorati nel corso degli anni e per cui il paese sta scendendo nel baratro. E noi, io e tutti quelli della lista, che siamo persone semplici, siamo persone che veniamo dal basso, non siamo, come dire, né forzati, abbiamo fatto tutto spontaneamente, dialogando tra di noi, abbiamo deciso di impegnarci per dare, come dire, il nostro contributo e la nostra proposta ai decollaturesi affinché se ritenessero opportuno di valutarla positivamente per cercare di risollevare questo nostro bellissimo comune, e ovviamente lo facciamo per noi e per i nostri figli che avranno una vivibilità migliore in questo comune. Quali sono i punti salienti del suo programma? I punti salienti del programma, giusto, le voglio dire, è di risanare i conti del comune, perché da quelli dipende tanto per il comune, ossia avere delle finanze solide, delle cifre in disponibilità per poter soddisfare le esigenze dei cittadini. Come nostro punto primario è questo, prendere contezza della situazione finanziaria e cercare di risollevare le finanze del comune, che versa in uno stato di predissesto finanziario, ossia debiti per circa 700.000 euro, che noi dovremmo vedere in qualche modo, o attingendo per quel che la legge permette, a finanziamenti statali con mutui decennali o ventennali, perché dai conti del comune dipende la fluidità di un paese, cercare di dare servizi ottimali ai cittadini, e quindi come punto principale noi riteniamo che sia quello di risanare i conti del comune. Quindi la prima cosa o le prime cose che farebbe? In che senso? Ripeto, questo, giusto per questo, vediamo un attimino. Sono queste? Sì, ovviamente è questo, perché come in un comune, come in una casa, se non si hanno i conti a posto si può operare limitatamente, per cui ovviamente questo è uno dei primi punti per prendere contezza della situazione in cui versa realmente l'ente. Sappiamo che ha molti debiti che sono stati traslati nel tempo dalle amministrazioni passate, e noi, ripeto, siccome non siamo addentro alla casa comunale, non siamo stati né di minoranza, non abbiamo ancora, come dire, contezza di come stanno le cose, e la prima cosa che vogliamo fare è questa qui.